Tutto è nato con una richiesta da parte di mia zia, Maria Giovanna Elmi, a mia mamma, ai miei genitori, rispetto a fare delle foto per moda, per una rivista di moda di bambini. E quindi mia madre disse: ma perché no? E così ho iniziato a fare appunto delle foto per questa rivista. Il racconto è questo: un produttore ha visto queste foto e cercava una bambina come me, e io credo che fosse per il film di Albano e Romina Ma Power, che era il suo nome Donna Rosa. Credo che fosse quello, quindi forse quello è stato il primo. E poi c'è stato Le Sorelle, e poi c'è stato il seguito, perché il suo nome Donna Rosa ebbe successo, e allora il seguito fu Mezzanotte d'amore, Mezzanotte d'amore, infatti. fatto credo l'anno successivo o un anno e mezzo dopo, insomma più o meno quello era il periodo. Lei non ha memoria di questo set, di questi set o qualcosa se lo ricorda? Immagini, ho immagini, non mi ricordo tutto ovviamente, all'epoca avevo penso 6 anni, 5-6 anni. Quindi ho delle immagini. Mi ricordo per esempio il bambino che con me recitava, che il nome d'arte è Popoff, che cantava nello Zecchino d'Oro, aveva vinto lo Zecchino d'Oro. Mi ricordo anche vagamente Albano, meno Romina Power, ma Albano sì. Perché mi ricordo che comunque lui giocava con noi bambini. Però sono immagini, ripeto, non è che. Mi ricordo appunto l'isola di Capri, perché abbiamo girato a Capri. Mi ricordo, ecco, dei momenti del set, quindi non so, il vestito. Dei giochi che si facevano, una terrazza, ecco. Cose, immagini flash, sono proprio delle immagini così. Immagino poi che tutti, no, se dovessero ripensare ai loro 5 anni o 6 anni, gli adulti che pensano ai loro 5 anni o 6 anni hanno delle immagini più che delle narrazioni, no, della loro vita di quell'epoca. Quindi immagino che per lei fosse un gioco in quel momento, un Assolutamente, divertimento, un gioco. assolutamente, assolutamente sì. Non lo vivevo né come un lavoro, né come un obbligo, assolutamente no, se no non l'avrei fatto e non l'avrebbe permesso neanche mia mamma di farmelo fare. Quindi sì, era proprio un gioco. E come è accaduto praticamente che questa specie di palla ha cominciato a rotolare e sono arrivati sempre più film dopo nel tempo, cioè la vedevano, la chiamavano, come Esatto, funzionava? così, funzionava esattamente così. Mi vedevano e mi chiamavano, quindi c'è stato questo inizio di cui ho raccontato prima, e poi c'è stato il seguito, e poi basta, da lì hanno iniziato a chiamarmi altri registi o altri produttori. Credo che a quel punto i miei si fossero affidati a un agente, e così è andata avanti, insomma. Ne avevo fatti poi diversi quando ero piccola. Ecco, uno per arrivare a un tema importante che è quello un po' del rapporto, diciamo così, col thriller, con l'horror, perché poi lei è diventata ed è tuttora, insomma, amata e venerata Addirittura da bene. tutti i fan come una piccola regina dell'horror. Cioè, lei a un certo punto ha cominciato ad essere presa dai registi per fare questi film. Uno dei primissimi è appunto Chi l'ha vista morire, se non Sì, sbaglio, di Aldo sì. Lazzari. Ha qualche ricordo in particolare di questo film? Ho dei ricordi, anche lì frammenti, ho dei frammenti di memoria. Lì oltretutto io non ero la bambina, ero una vittima, non ero una bambina diabolica, come invece sono diventata in alcuni film successivamente.
Mi ricordo di Adolfo Celi, per esempio, in quel film. Ho un ricordo di lui perché era una persona grande e aveva anche un certo fascino. Mi ricordo, ecco, questa scena in cui lui mi regalava questa collana, questo ciondolo. Mi ricordo anche dell'attore che fece mio padre in quel film. Adesso mi sfugge il nome. George Lazenby, mi pare si Perché chiamasse. era una persona molto accogliente. Proprio non era soltanto il padre della finzione, ma era una persona accogliente. Quindi mi trovavo bene, ecco, mi trattava come se fossi una figlia, anche sul set, insomma, no? Cosa che invece non succedeva a tanti altri che mi ricordo quando ero piccola. Si lavorava, si facevano le scene, ma poi al di là di quello non c'era rapporto. Con alcuni invece questo rapporto magari si creava. Si rendevano conto che avevano una bambina che non era una professionista, era una bambina che faceva il suo gioco e loro quindi giocavano con me anche al di là della scena. Senta, a questo proposito, lei incrocia a un certo punto su un set, in un film, nel primo film che ha fatto con Mario Bava, che era Ecologia del delitto o Reazione a catena, vari titoli, Renato Cestier, che poi era anche lui destinato a diventare una child star in quel periodo, eccetera. Cosa, lei ricorda qualcosa di Bava, di quel film in particolare, dove voi due facevate questi bambini che alla fine ammazzano i genitori in questa scena tremenda, bellissima per come Bava, che era un maestro del genere, l'aveva. Sì, surreale, penso che fosse veramente un finale a sorpresa. Ricordo poco, mi ricordo però, mi ricordo di Renato perché poi quando ci siamo rivisti per me era una persona, dopo anni, era una persona che rientrava in qualche modo nella mia memoria, per cui anche lì ci sono sicuramente delle immagini, ecco. Però, per esempio, io recentemente ho rivisto quel film, non tutto, ma la parte finale, e mi sono sorpresa, ho detto, che finale, no? Ad effetto, e che finale sorprendente. Però, ecco, di alcuni film ricordo, il mio ricordo è proprio molto fumoso. Quindi anche l'altro che ha fatto con Bava, Gli orrori del castello di No, Norimberga. gli orrori del castello di Norimberga me lo ricordo di più, molto di più, perché c'erano delle scene forse di dove appunto io dovevo scappare, dove io sentivo la minaccia e in qualche modo secondo me nella memoria dei bambini queste sensazioni che anche se uno quando registra un film non è che le prova veramente, no? Perché è tutta finzione e i bambini capiscono che è una finzione, è un gioco, no? Però determinate sensazioni evidentemente colpiscono. E quindi rimangono molto più impresse. Quindi io mi ricordo di questa corsa che dovevo fare, per esempio, nel bosco, dove ogni tanto mi dovevo girare perché mi dicevano: guarda che ti stanno inseguendo, guarda che c'è qualcuno che ti vuole prendere, ma non si fa vedere, per cui no? E quindi io inciampavo, riprendevo. Queste cose poi mi sono rimaste nella memoria. In altri film magari c'erano meno queste scene Scusi, dove. colpa mia che non l'ho spento. Stupido che sono, mi perdoni. Niente. Allora.
attimo, non con la testa via. Va bene, no, ok, allora, perfetto. Una cosa che le volevo chiedere, lei ricorda il rapporto con i registi com'era? Nel senso, era il regista che le spiegava la scena o era questa una funzione deputata da altri, che ne so, all'aiuto piuttosto che... Lei ricorda questo rapporto con i registi? Cioè i registi come si ponevano rispetto a... Allora, dipendeva dal film e dipendeva anche dal ruolo che io avevo in questi film e forse dipendeva anche dai registi. Per cui per esempio mi ricordo in Profondo Rosso, io ero già più grandicella, non ero una bambina, avevo sempre bambina, ma insomma avevo 11 anni. E però mi ricordo in Profondo Rosso la direzione di Dario Argento presente, cioè lui veramente spiegava agli attori, quindi anche a me, quello che lui voleva che succedesse, che venisse fuori. E quindi c'era la sua presenza in modo indiscutibile, non era relegata ad altri. Con altri registi magari questo è un po' venuto meno e quindi forse era una spiegazione sì da parte dell'aiuto, ma poi quando si è bambini non c'è questa gerarchia, no? Quel lui è il regista, lui è l'aiuto, lui è... no, almeno io non l'ho mai vissuta in questo modo. Mi ricordo addirittura un film che facciamo, un passo indietro nel tempo, che era Morta a Venezia con Luchino Visconti. Io lì non avevo un ruolo importante, credo che ci fosse soltanto un mio primo piano, ma se no era una, facevo parte proprio un po' del contorno, eppure io mi ricordo di lui, perché mi ricordo che io un giorno chiesi a lui se quello che stavamo, cioè che tipo di pubblicità era quella, perché all'epoca facevo anche della pubblicità, e lui fu talmente divertito da questa mia ingenua domanda che mi prese, mi abbracciò, si mise a ridere. E questo ricordo è rimasto nella mia memoria, non tanto come la gaffe, quanto come la tenerezza, no? È una memoria bella e mi fa capire anche tante cose, no? Di come i bambini vivono quelle esperienze, che sono delle esperienze importanti, ma uno al momento non lo sa, non certo. Si rende conto che sta facendo, sta partecipando a qualche cosa che è importante. Quello viene dopo, cioè da grandi uno dice, però ho fatto quel film così importante, no? Ma c'è invece il ricordo magari di qualche regista cattivo, brusco, no? Non ha memoria di... No, di, cattivi o bruschi. Di impronte di questo genere così, così magari appunto traumatiche, tra virgolette, per un bambino, no? No, no. No, cattivi o bruschi assolutamente no. Però lei raccontava, sempre restando a Profondo Rosso, l'aneddoto appunto. Sì, 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 certo. Sì, il morso alla mano, che non fu un morso che mi fece male, ecco, non è che mi ha lasciato l'impronta. Certo, uno rimane, oddio, però non me lo ricordo come una violenza, assolutamente. Ecco, ma come andò questo episodio? Andò così che io dovevo fare questa scena in cui, oltretutto, non era neanche un primo piano, ma era, perché rivedendo il film, era in un campo lungo, no? Per cui si vedeva la macchina
noi due, che io dovevo spiegare che dovevamo andare in un posto, non so. Allora, dovevo indicare forse e usavo spontaneamente una mano che non era quella giusta, ma non so perché non andasse bene quella mano. E di fatto quella scena fu ripetuta almeno 2 volte per questo motivo, e quindi alla fine, al secondo stop, lui venne da me e mi disse: "Senti, allora", apprese la mano e mi diede questo morso, che però non era un morso, ripeto, violento, e mi disse: "Adesso qual è la mano che ti fa male? Questa bene, questa è quella che devi usare", e così non sbagliai più. Però ecco, adesso ci rido, ma non mi ricordo che fui traumatizzata da questa cosa, ecco, non mi misi a piangere o assolutamente no, ecco, per cui fece in modo che comunque non la vivessi in quel malamente. Certo, era una persona che, mentre io magari stavo lì, e anche se avevo 11 anni, quindi non era più il gioco, ero più consapevole, no, che si stava facendo un lavoro, non era più veramente un gioco, però ecco, lui esigeva proprio una perfezione. Che io capisco, adesso capisco ovviamente, no? Da adulti si capisce, da piccoli un po' meno, però insomma, Ci sono, Nicoletta, altri aneddoti legati giustifico, a, diciamo. ecco, anche perché, ripeto, non sono stata traumatizzata, fossi stata traumatizzata non avrei giustificato, ma non è così. Il suo ricordo, il primo ricordo, se pensa alle orme, qual è? Mi ricordo Florinda Bolcan, una bellissima persona. Mi ricordo che lei appunto anche mi aiutava, no? C'era comunque anche con lei uno scambio, una ricerca insieme di quelli che erano i personaggi e di come interagivano. Mi ricordo un aneddoto anche qua. Con lei stavamo facendo una scena dove lei mi interrogava, lei personaggio, no? Mi interrogava rispetto a questi ricordi che io avevo e che le dicevo, le raccontavo: "Tu sei... Ma sì, ma non ti ricordi? Abbiamo giocato insieme." E lei invece si trovava in questo suo vuoto di memoria. E quindi lei non capiva se io stavo dicendo la verità, piuttosto che invece no. E quindi c'era una scena in cui lei proprio mi afferra e mi scuote, perché vuole capire, vuole sapere da me, veramente la verità. Durante questa scena, a un certo punto, io vedo una formica che le sale per la fronte e si intrufola tra i suoi capelli, che poi lei aveva una parrucca perché lei aveva un altro tipo di... Lei aveva... non lo so, aveva... Il personaggio aveva i capelli diversi e quindi lei... rispetto ai suoi, e quindi lei aveva questa parrucca e c'era questa formica che saliva, e quindi io ero tutta trasportata verso l'osservazione appunto di questa formica, no? Di dove andava questa formica. E quindi alla fine della scena lei mi disse: "Ma che cosa stavi guardando? Perché ti vedevo così attenta e concentrata che l'avevo quasi distolta dalla scena, no? Le avevo dato un'intensità che
che forse l'avevo anche in un certo senso aiutata, però lei era curiosa di sapere quando io le ho spiegato che era questa formica che mi aveva attirata. Lei si mise a ridere e ci fe... era stato molto divertente, insomma, perché lei invece pensava che fosse un'intensità che io stessi dando al personaggio di in quel momento. All'epoca mi pare di ricordare che comunque i ragazzi della terza C le avesse dato Mamma mia, una popolarità perché comunque incredibile, era di grande successo, allora me lo ricordo. incredibile. Lì veramente ho vissuto un'esperienza incredibile da questo punto di vista. Ripeto, avevo già fatto tante cose, no, in cinema, però mai mi era successo di avere un ritorno così importante dal pubblico. Io non riuscivo a camminare per strada. Se io ci penso ora, mi vengono ancora i brividi, no? Io entravo in un ristorante e dopo un po' chiudevo nel ristorante. Cose incredibili, veramente. Cose positive, cose meno positive, perché poi quando ci sono queste situazioni non è tutto rose e fiori, cioè la privacy non c'è più e quindi questo è un po' penalizzante, perché appunto non sei libero di girare per strada, tutti ti riconoscono, tutti ti vengono addosso, ti vogliono fare le foto, vogliono chiederti, vogliono... E appunto dicevo i film come Profondo Rosso, Il medaglione insanguinato, Le orme, sicuramente anche altri, erano tutti quanti recitati in inglese, no? Quindi c'era anche, per quanto mi riguarda, tutta un po' la difficoltà di recitare in una lingua che non era la mia. Successivamente però il doppiaggio in italiano veniva sempre svolto da me. E quindi mi ricordo che rivivevo questa seconda parte del lavoro utilizzando un po' quello che era rimasto nella mia memoria. Allora, avveniva così, uno faceva il film e finito il film, dopo un po' di tempo, quando finiva il montaggio, si richiedeva agli attori di partecipare appunto al doppiaggio. I registi hanno sempre voluto, credo, che fossero i registi. Hanno sempre voluto me per doppiare la mia parte, forse perché fare il doppiaggio significa un po' rivivere quelle scene con quelle emozioni, con quella stessa intensità e ridare quindi la voce al personaggio. La voce è una cosa fondamentale nel cinema. Non è soltanto l'aspetto visivo, la voce è veramente una parte molto importante. All'epoca, quindi da bambina, questa parte del doppiaggio io non l'amavo molto perché veniva privata un po' di tutta quell'atmosfera che si creava invece all'interno del set, quindi durante il set era un'avventura, non so, era un'esperienza di avventura, di gioco, di complicità con altri attori, no? Che recitavano insieme a me. Invece quando si doppia si sta in una stanza buia, con uno schermo davanti, però
ci si mette queste cuffie in testa che sono anche abbastanza pesanti e bisogna, oltre che rivivere quell'intensità della scena, bisogna essere molto attenti al sincronismo con l'immagine e tutto questo è molto difficile se non c'è appunto un contesto più naturale, no? Davanti. Quindi io mi ricordo che non amavo molto questa fase del doppiaggio, cosa che invece più tardi, da grande, ho rivalutato. Cioè io dentro di me dicevo quando ero piccola, ma che brutto questo, che brutto mestiere, no? Che brutta cosa questa del doppiaggio. In realtà da grande mi sono più volte ritrovata a pensare in modo diverso questo aspetto e mi sono detta, ma com'è affascinante, com'è difficile, ma com'è anche affascinante la parte del doppiaggio. Peccato che magari questo pensiero l'ho avuto più tardi e non l'ho curato, avrei potuto magari, chissà, prestare la voce a dei personaggi. È una considerazione che mi ricordo di aver fatto diverse volte.